la crisi del capitalismo, ed è una crisi non congiunturale come quelli in cui il capitalismo incorre frequentemente, ma strutturale, cioè è in crisi il meccanismo fondativo, il rapporto che il mercato esercita su tutte le vicende umane. E in più non è soltanto italiana o europea, è di tutto il mondo. Tra l'altro, se l'ex Unione Sovietica, oggi Russia, è diventato un paese capitalista, è in crisi anche quello. Se la Cina si chiama paese comunista ma ha un'economia assolutamente capitalistica, se ci sono dei momenti di crisi comincia a essere in crisi anche quello, insomma. Quindi abbiamo una crisi mondiale, o come si vuol dire adesso, globale, e di fronte a una crisi strutturale e globale di un sistema, la domanda da porsi è, non è come si esce dalla crisi, ma come si esce dal sistema? Domanda che viene fatta per l'appunto da Samir Amin, che, come sapete, questo grande economista arabo di cultura francese, è stato professore alla Sorbona a lungo e adesso è il presidente del Forum delle Alternative, che dice non bisogna voler uscire dalla crisi, ma bisogna uscire dal capitalismo in crisi, perché se tu esci dalla crisi ricadi nel capitalismo, e siccome il capitalismo è in crisi ricadi in quella che Rosa avrebbe chiamato barbarie. Perché è lei che, dopo aver esaminato quando il capitalismo andrà in crisi, cioè quando avrà conquistato col mercato tutto il mondo, e ciò nonostante ci sarà lo stesso una crisi economica del capitalismo, dice, e a questo punto o si riesce ad andare oltre o se no è sicura la barbarie. È lei che pone questo dilemma, o socialismo, pensavo, o barbarie. È molto interessante che usi la parola barbarie, che non è una parola economicistica, non dice aumenta la disoccupazione, dice la barbarie, cioè vengono meno le relazioni tra le persone, non ci si parla più, ci si sgozza, ci si sgomita, ci si fa del male, si è soli, c'è una disperazione diffusa, c'è una tristezza, una tetraggine, non è più possibile niente di leggero, di scherzoso, di amichevole, di affettuoso. Tutte queste cose sono coperte dalla barbarie, e io trovo che questa sia una intuizione straordinariamente interessante. Mi sono domandata come mai si arriva a questo punto, e mi è parso che nelle analisi occorresse mettere a fuoco non soltanto il sistema capitalistico che conosciamo sufficientemente, ma anche il sistema patriarcale, del quale raramente si parla, benché, volendo io dare sempre delle motivazioni, delle basi marxiste a quello che dico, un grande teorico del marxismo abbia su questo detto delle parole molto importanti. Si tratta di Engels. Engels in Italia è considerato un po' uno stupido, perché siccome era un vero materialista, anche un po' greve, diciamo così, non è gradito nella cultura italiana, che è stata sempre una cultura piuttosto idealistico-hegeliana, e quindi i marxisti italiani sono prevalentemente degli hegelo-marxisti, quelli che poi vogliono l'industria culturale, la scuola di Francoforte, quelli lì, insomma, persone intelligentissime. Mentre Engels, così, che trattava delle cose dal punto di vista materialistico, è considerato in Italia un tipo poco affidabile. Non era questa l'opinione di Marx. Marx si è confrontato con Engels su tutte le questioni più spinose. C'è tra di loro un carteggio, adesso si sta ripubblicando a Berlino nella Mega, nella Marx-Engels Gesellschaft, nella società Marx-Engels, tutte le opere di questi due straordinari pensatori. E Marx si rivolgeva a Engels proponendogli delle questioni. Per esempio, ce n'è una che fa parte di un carteggio tra i due, in cui Marx, scrivendo a Engels, dice: io sono d'accordo, l'ho inventato io, che l'arte è un rispecchiamento delle condizioni sociali in cui si vive. Però, dice, le condizioni sociali in cui si vive del tempo di Omero sono finite del tutto. Com'è che ci piace ancora l'Iliade e l'Odissea? E anche Engels non sa rispondere a questa domanda. Voglio dire che Marx poneva a Engels tutte le questioni che lo intrigavano, sulle quali non riusciva a dare una risposta personale. Beh, questo Engels, che quindi merita di essere un po' rivalutato per il vero, ha scritto un libro sull'origine della
famiglia della proprietà e dello Stato, che un tempo veniva fatto leggere a tutti i giovani comunisti, una specie di catechismo del PC invece di quello della Chiesa. E lì si imparavano delle cose molto interessanti, tra le altre questa che, come dice Engels, nella famiglia l'uomo, qualsiasi uomo, rappresenta la borghesia. La donna, qualsiasi donna, è il proletariato. Come sapete, il tedesco è una lingua piuttosto precisa. Se dice rappresenta, vuol dire rappresenta. Se dice è, vuol dire è. E quindi questa frase, noi femministe storiche cosiddette degli anni 70, la ripetevamo sempre. E mi ricordo che la ripetevamo a Milano, al Circolo Turati, dove ci riunivamo frequentemente, dove veniva anche Susanna Agnelli. Susanna Agnelli arrivava e veniva fischiata sonoramente, e lei, che è anche una donna spiritosa, diceva: ma so bene chi sono, non pretendo mica che lottiate per me, però io sono più giovane, no, più vecchia di Umberto e meno scema di lui, non sarò mai presidente del consiglio d'amministrazione della Fiat, come vedete, nonostante che io sia il proletariato della famiglia Agnelli, vengo trattata male e non rispettata, non riconosciuta per quello che sono. Ma rimane invece a tenere presente questa cosa, che nella famiglia l'uomo rappresenta la borghesia, cioè anche un operaio, se ha idea che in famiglia lui conta di più, ha diritto di comandare, che la donna è al suo servizio e tante altre cose del genere, che ha diritto di correggerla, come diceva il codice Rocco, ancora dal diritto romano in qua, e correzione si intende questa, ha diritto di correggere la moglie e i figli minorenni, e questo non serve per rimanere sempre minorenne, si invecchia lo stesso anche con le busse, con le botte, allora, di fronte a una cosa di questo genere, uno dice: ma cosa devo fare allora? Bisogna che rifletta su me stesso e mi tolga di dosso questo po' di borghesia che albergo, altrimenti un operaio che in questo caso ha difficoltà a raggiungere una piena coscienza della sua appartenenza di classe non è nemmeno più classe operaia. Come sapete, un operaio che non ha coscienza di classe è un lavoratore dipendente, è un sociologicamente o anagraficamente è una cosa così, non è classe. Per essere classe dovrebbe anche tenere conto del fatto che deve scrostarsi di dosso quel tanto che l'appartenenza al patriarcato gli mette addosso di borghese. Quanto al fatto che le donne sono il proletariato, contentiamoci di quello che diceva Engels, è nella famiglia la donna è il proletariato, senza bisogno di dire che sembra, che appartiene, che rappresenta, e in questo momento le donne sono stabilmente la maggioranza della popolazione del pianeta. In ogni paese si ripete ciò che è presente anche in Italia: le donne sono più degli uomini, in conseguenza anche del capitalismo, perché sicuramente, come diceva Malthus già a Adam Smith, è vero che tu dici arricchitevi, dai alle nazioni l'ordine di arricchirsi, ed è vero che con l'aiuto del telaio meccanico e dell'applicazione della scienza alla vita migliorano molto le condizioni di tutta la popolazione, è vero, il capitalismo è stato un enorme progresso rispetto al feudalesimo, al medioevo, sicurissimamente. Però, dice, se tu non dici anche che deve essere assoggettato a ragione anche la riproduzione della specie umana, tra un po' la popolazione sarà così numerosa che si ritorna nella miseria. E quindi bisogna aggiungere anche un governo della riproduzione. Detta questa cosa, Malthus, che era un pastore protestante, un uomo piissimo, che dava poi delle ricette che sarebbero le stesse del Papa, astenersi dai rapporti sessuali, eccetera, quindi proprio un uomo di una grande virtù, fu invece fatto passare per un terribile egoista, tanto che parlare di malthusianesimo significa appunto parlare di una visione egoistica delle relazioni sociali, mentre lui diceva semplicemente: stiamo attenti, perché se si pensa di assoggettare a governo razionale e umano la riproduzione dei beni materiali, la produzione delle merci, eccetera, eccetera, non possiamo lasciare fuori da questo governo razionale la stessa riproduzione della specie. Ma questo è il problema mai risolto. Quando, e oggi non possiamo dire che non sappiamo quali sono le conseguenze di non controllare la riproduzione. Quando il Papa si felicita perché è nata la 7 miliardesima bambina, lo sa che questo vuol dire che nel Corno d'Africa si muore di fame.
è inevitabile, cioè noi riusciamo a mantenerci sufficienti risorse da poter campare. È sicuro che c'è miseria, ma insomma non si muore di fame per le strade delle città europee, neanche degli Stati Uniti, ovviamente. Ma ci sono delle aree del mondo in cui si muore di fame, anche perché non viene tenuto sotto controllo questa risorsa, questa forma della vita, questa riproduzione della vita. Spinta un po' da questo, io ho cominciato a occuparmi dell'economia della riproduzione. Non è venuto in mente a me per primo, perché c'è stato un famoso episodio delle metalmeccaniche di Torino che fecero un convegno produrre e riprodurre proprio ancora subito dopo il 68, insomma intorno agli anni 70, con una conclusione molto triste, che non era possibile tenere insieme la produzione e la riproduzione. Questa è dunque un'enorme sfida che abbiamo davanti a noi. Non è possibile sfuggire alla barbarie se non si affronta in maniera razionale e con grande volontà e decisione questa sfida, perché questa si chiama la bomba demografica, come sapete, e tutti hanno paura che del resto già funziona, nel senso che lì dove non ci sono sufficienti risorse si muore di fame, punto. Si muore di parto, si muore di malattie gastrointestinali nei primi 2 anni di vita. La mortalità infantile ricresce e in più, da un po' di tempo, i grandi istituti di scienze e di studi economici degli Stati Uniti, per esempio l'MIT, l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, dice che non si può fare niente per la bomba demografica, e quindi lasciare solo che funzionino i metodi naturali di controllo delle nascite, che significa tsunami, malaria, tubercolosi, malattie infettive, peste eventualmente, e questa è la regolazione naturale del nascita. Preferibilmente una qualche religione, diciamo, che dica che tutto questo succede perché Dio lo vuole, quindi è inutile opporsi, e l'unica cosa che hanno sbagliato è che hanno creduto che l'Islam potesse essere questa religione della rassegnazione, e quindi favorire molto tutte le cause naturali e possibilmente anche la diffusione dell'Islam. Sono sbagliati perché erano ignoranti e non sapevano che nell'Islam invece non c'è affatto questa rassegnazione, c'è una forma molto attiva di partecipazione, di affermazione della religione in quanto tale. Non mi voglio dilungare su questo, già una certa tendenza insomma a essere un po' fluviale negli aspetti marginali.